stiamo per raccontarvi oggi è una storia molto dolce che ha come inizio la barbabietola. Tutti sanno che la barbabietola viene utilizzata per la produzione dello zucchero, ma pochi sanno che questa pianta può essere utilizzata anche ai fini energetici, come lo scopriamo insieme al nostro ospite. Abbiamo raggiunto Gabriele Lanfredi, presidente del Consorzio Nazionale Bieticoltori. Buongiorno Gabriele. Dicevamo, produrre energia dalle barbabietole sotto forma di biogas. Qual è la vostra esperienza? È l'esperienza del Consorzio Nazionale Bieticoltori che in questi due anni ha realizzato un progetto unico in Europa che consiste nella trasformazione agroenergetica delle polpe suppressate, cioè il sottoprodotto della lavorazione delle barbabietole da zucchero, cioè quello che rimane dalla bietola una volta che ho ottenuto lo zucchero. Un'esperienza unica in Europa, come mai avete deciso di investire in questa tecnologia? Siamo di fatto stati costretti perché nel 2011 il prezzo delle bietole avrebbe avuto una decurtazione di 10 euro la tonnellata. Con questo progetto siamo riusciti a integrare di ben 5-6 euro il prezzo delle barbabietole. È stato fondamentale per mantenere la filiera bieticola saccarifera in Italia. Abbiamo incrementato il prezzo industriale del 20%. Quanti impianti sono stati realizzati? Sono stati realizzati complessivamente 15 impianti, di cui 10 solo sullo zuccherificio di San Quirico, assorbendo così tutto il sottoprodotto producibile. E quindi è stata una cosa molto impegnativa, i primi sono in funzione da 2 anni, con risultati economici veramente soddisfacenti. Quindi il progetto ha avuto un'ottima riuscita. Bene, allora andiamo a vedere uno di questi impianti. Ci siamo arrivati nell'impianto di Commessaggio in provincia di Mantova, costruito all'interno di una stalla sociale dismessa. Da cosa viene alimentato? Abbiamo la razione classica di tutti i nostri impianti, 1/3 liquame bovino, 1/3 polpe suppressate, 1/3 insilati di mais, sorgo, triticale a secondo delle annate. I risultati produttivi di questo impianto sono stati assolutamente positivi, è uno dei primi impianti che è andato in funzione, e quindi dal 2012, e le polpe suppressate hanno dato una resa in biogas di circa 190-195 metri cubi di biogas a tonnellata, che sono ampiamente sopra le migliori previsioni che ci eravamo preposti all'inizio del nostro progetto. Ottimo, quindi barbabietola come soluzione innovativa per produrre biogas. Grazie per averci raccontato la vostra esperienza e alla prossima!